Where the heck are my girlfriends at? I need some help, I don't wanna be a mean girl. Looks like. Siamo con parte del direttivo del comitato di San Grato di Oglianico, la festa che è rinata l'anno scorso, quest'anno si ripropone di nuovo finalmente anche con il bel tempo. Allora raccontateci qualcosa ragazzi di quello che avete fatto e sarà fatto a San Grato. Prima di tutto grazie a voi che siete venuti a trovarci, perché noi ce la stiamo mettendo tutta e quindi logicamente più riusciamo a spingere questa festa più siamo felici tutti quanti come borgata. E abbiamo cominciato in memoria delle feste che venivano fatte in precedenza negli anni passati. Abbiamo visto che l'anno scorso abbiamo avuto già un bel riscontro, quest'anno abbiamo fatto qualcosina in più, speriamo di fare sempre qualcosa di meglio. È una festa un po' diversa dalle altre perché è una festa di campagna, quindi c'è tutto quello che magari in una festa di campagna uno si aspetta di trovare. Oltre a quello che appunto avete deciso di rifare, cosa avete puntato? Quali sono gli aspetti più importanti di un evento come quello di San Grato? Ma diciamo che gli aspetti più importanti sono il fatto di fare una festa che prevalentemente unisca tutte le persone, soprattutto le generazioni nuove che si stanno affacciando adesso al discorso appunto della festa intesa come festa patronale, ma anche come modo di riuscire a trovarci, riuscire ad assemblarci insieme, soprattutto dopo il Covid, che quindi ce n'era ancora più bisogno perché siamo stati parecchio fermi. Quindi diciamo che è una festa nata con lo spirito di 50 anni fa, però cerchiamo di aver fatto dei piccoli cambiamenti per rimetterla di nuovo nel presente, diciamo.